solare, perché la realizzazione di un nuovo centro sportivo avvenga in osservanza delle recenti istanze di risparmio energetico e volte ad un basso impatto ambientale. Può giovare a proposito una seria ponderazione degli eventuali vantaggi fiscali e o volumetrici che possono discendere da tale azione. Grazie. Consigliere Lorenzo. Ritengo questo inizio di lavoro sulla delibera un ottimo inizio tra la collaborazione tra il pubblico e il privato. Io ho avuto modo di essere presente la scorsa commissione e ho visto che da parte del proponente c'era proprio la voglia di fare qualcosa di bello in zona. Io mi sono andato a vedere l'area domenica pomeriggio, che non l'avevo mai vista, adesso un degrado enorme, e tutto quello che ha detto il presidente, ma quello che ha detto anche il proponente, era vero. Cioè, gli esempi che ha fatto, quello di spostare verso la parte dell'acquedotto, un certo tipo di palestra, piuttosto che di qua dove fare i parcheggi, rispondeva al vero, quindi vuol dire che è una cosa molto seria. Poi questo ci permetterà poi di avere dei rapporti, quando avremo rapporti con altre società sportive, dipendo come esempio per la proposta anche con la propaganda o chi per esso, perché le richieste che sono state fatte sono richieste molto valide e veramente buone. Dico solamente, come detto prima Tucci, che la situazione ha visto nel paragrafo dove c'è scritto associazione della previsione delle giornate di esposizione all'amministrazione comunale, dal nostro posto 10 giornate all'anno, dico totale, mettere totali, perché sennò uno pensa leggendo che sono 10 giornate all'amministrazione comunale e 10 giornate per i corsi in zona, in realtà sono 10 giornate totali da gestire. Grazie. Capogruppo Milano. Sì, anch'io ho partecipato ai lavori della Commissione, è stato fatto veramente un buon lavoro. Voglio sottolineare anche una cosa, ha già detto il Presidente Tucci che praticamente il proponente ha accolto tutte le richieste che la Commissione gli ha fatto, si è dimostrato di grande cortesia, non si è sottratto, e questo secondo me è una cosa che ci deve far ben pensare sulla realizzazione di questo progetto. Non si è sottratto nemmeno quando da parte dei consiglieri presenti, da parte di un cittadino della Comasina, è stato posto l'accento su alcune possibili criticità. Ha risposto puntualmente a tutto, come ha detto De Lorenzo, ha dimostrato veramente di essere un imprenditore aperto ad incontrarsi con il pubblico, quindi anche da questo punto di vista una cosa positiva. Per quello che ha detto il consigliere Esposito, io mi ricordo che lo aveva posto già questa questione durante la commissione e che il proponente stesso non aveva giudicato negativamente questo tipo di proposta, quindi secondo me è anche disponibile a raccogliere questo tipo di invito che adesso il consigliere Esposito ha fatto. Quindi tutto positivo, un buon lavoro, una commissione ben condotta, non lo dico per fare un piacere al Presidente Tucci, però è stato veramente un lavoro di armonia tra i componenti della commissione, i cittadini e il proponente. Un buon modo di lavorare veramente questa volta. Solo questa, non esageriamo, ho avuto una botta di fortuna, una volta nella vita dei capitani. Spero che anche per gli altri campi, i grandi sportivi che andremo a prendere in esame, spero che ci sia la stessa sintonia e collaborazione, no, ma reciproco, voglio dire, maggioranza e opposizione, quindi voglio dire, soprattutto quello che sarà l'altro partner, che è un impianto più corposo anche dal punto di vista dell'investimento e di tutto quello che ne seguirà. Comunque, a parte questo, sulla questione dei dieci giorni per l'amministrazione comunale e il consiglio di zona, è stato un refuso che è mancato prima ed è giusta l'osservazione di inserirlo, e quindi lo inseriamo. Per quanto riguarda l'emendamento alla delibera del consigliere Esposito, è ovvio che non posso non accettarlo, proprio perché era nel ragionamento e nella disponibilità di dialogo e di confronto anche da parte del gestore, quindi è stata una mia dimenticanza inserirlo nella relazione,
e quindi ben venga questo emendamento da inserire all'interno della. Per quanto riguarda l'ultima frase, se non va bene così la possiamo correggere, ma il significato dell'ultima frase è legato al fatto che, faccio un esempio per capirci, se arriva un'associazione che vuole giocare a calcio a 5 e arriva anche una scuola che ha la gratuità e tutto il resto, se l'impianto è libero lo usufruisce, se però l'impianto è occupato non è che può dire siccome tu hai la gratuità passi avanti ad altri. Ecco, il discorso, il senso della disponibilità dell'impianto sta in questo, cioè che se nella stessa disciplina sportiva arrivano due realtà diverse per lo stesso orario è ovvio che non può essere utilizzato da tutte e due entrambe. Ecco, era in questo senso, se non va bene possiamo modificarlo, ma voglio dire il significato questo voleva essere. Per quanto riguarda i costi, allora i costi per chi avrà la gratuità è legata a, diciamo tra virgolette, cioè principalmente nel periodo invernale. Perché? Perché le strutture che sono coperte nel periodo invernale avranno bisogno di riscaldamento e luce. Allora giustamente il gestore dice se io do la gratuità per l'utilizzo non posso dare la gratuità anche per il riscaldamento e per la luce, quindi un minimo di riconoscimento ci deve essere. Allora, gli spogliatoi no, allora, la gratuità sta all'interno di tutta la gestione, l'unica cosa che sta fuori per quanto riguarda il periodo invernale è la luce e il riscaldamento, che sarà comunque una cifra forfettaria perché loro non è che pagano in funzione dell'associazione che va a usufruire quello spazio e quindi non so, un'ora mi costa X, loro hanno un costo complessivo e da lì si tratta poi di capire con loro qual è la cifra che chi ha la gratuità dovrà usufruire. Dopodiché sia chiaro che le associazioni che per i disabili, come le associazioni di rugby che vanno a insegnare rugby nelle scuole, potranno comunque chiedere un contributo al consiglio di zona, cioè alla commissione, per sostenere gli eventi. Questo non è escluso, sia chiaro, perché un conto è lo spazio, ma poi il resto, l'istruttore, cioè lì è tutta un'altra cosa che esula da quelle che sono le gratuità. E credo che l'importanza di questo nuovo impianto che si andrà a delineare sta proprio nella scommessa di integrare all'interno di un quartiere che è quasi vuoto, scoperto da tutta una serie di attività e di spazi, a riempirlo non solo con il calcio, ma il fatto che ci sia già il tennis, il calcetto a 5, poi c'è il beach volley, queste robe qui sono gli sport sulla sabbia, e in aggiunta, vista la fattibilità, qualora ci sia, di costruire una nuova struttura per inserire anche scherma, lotta e così via, credo che sia molto importante, che permette a noi anche di realizzare un progetto che avevo già nel mandato precedente ma che non è mai stato possibile realizzare, che è quello di una specie di mini olimpiadi o di iniziative che coinvolgano più realtà del territorio, perché c'è la possibilità di svolgere più discipline sportive. Ecco, questo credo che sia una scommessa che tutti quanti noi ci possiamo giocare bene per l'eccellenza che andrà sviluppandosi sempre di più nei prossimi anni sull'impiantistica sportiva in zona, tenendo presente che probabilmente a settembre, come dicevo in commissione, ci verrà data la delega per essere poi noi quelli che andranno a stipulare le convenzioni con le società sportive. Quindi appena arriverà questa delega avremo anche quell'onere da far fronte. Grazie. Capogruppo Crivio. Grazie Presidente, una veloce dichiarazione di voto. Ovviamente il nostro voto sarà favorevole e ci teniamo a congratularci con il Presidente della Commissione Sport, Franco Tucci, per l'egregio lavoro svolto nella Commissione. Grazie al lavoro svolto
si è portato a casa un risultato importante sia per la zona in generale che per gli abitanti del quartiere Comasina nello specifico, che da mesi e mesi attendevano la rivalutazione di tale spazio. Grazie. Consigliere Perego. Sì, grazie Presidente. Per dichiarazione di voto, senza dubbio anche noi voteremo favorevolmente a questa delibera che grazie ai commissari che hanno coadiuvato e aiutato il Presidente Tucci finalmente a condurre come si deve una commissione, un progetto baciato dalla fortuna, potrà portare grande vantaggi al quartiere Comasina. Grazie. Questo è andato fuori di te. Consigliere Presidente. Elogiare Tucci. No, ma che elogiare? Grazie a voi, non grazie a lui. Ho avuto la fortuna di lui, non avete capito un cazzo. Era detto il contrario. No, cioè, no, la prendo io. Grazie. Non avete capito voi. Ce la puoi fare? Se il Presidente Tucci ha finito di ridere, ce la puoi fare. Mi ero dimenticato, ma non volutamente, di ringraziare per questo lavoro ovviamente il vicepresidente Codegoni e anche la grande e anche il presidente Medolago che mi hanno veramente dato una mano per lo svolgimento dei lavori. Poi ovviamente va bene essere ricevere dei complimenti, però insomma andiamo piano, il lavoro è di tutti quanti, il risultato è di tutti, non è solo del Presidente, per cui io divido con tutti i miei ringraziamenti che avete fatto, perché poi a volte grazie. Basta lo stoccare. C'è un emendamento, l'avete ricordato, l'emendamento presentato dal consigliere Esposito che ha detto poc'anzi, quindi io non vado più a rileggere. Ma sei nella partita? Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 0, approvato. Andiamo a tagliare due, però, perché ci manca un'altra parte. No. Passiamo al punto successivo, parere relativo alla realizzazione strutturale accessoria di integrazione di impianti sportivi esistenti in Viale Sarpi 105. Scusate, vuoi mettere in votazione l'intera delibera con emendamento Esposito? Siamo in fase di votazione dell'intera delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, appunto parere relativo alle funzioni di strutture accessorie di integrazione di impianti sportivi esistenti per il SAT 205, la parola al vicepresidente della Commissione Territorio Grigio. Ricordo che c'è anche la mozione che ha presentato la vicepresidente, che ha raccolto le firme sufficienti per essere discussa in via d'urgenza. Grazie Presidente, vado a leggere la relazione. Onorevole Consiglio, la Commissione Territorio, a seguito della riunione tenutasi in data 24 giugno 2013, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole
in merito alla richiesta di parere relativo alla realizzazione di strutture accessorie ed integrazione agli impianti sportivi esistenti in Valle Sacra 205, richiesto da Propatria Milano SRL. La richiesta è del rilascio di sanatorie riguardo ad opere che consistono nella posa definitiva di strutture prefabbricate, temporanee, adibite a spogliatoi, servizi, archivio, centrale termica e copertura di campi da gioco. Le opere interessano immobili non vincolati ai sensi di legge. Nell'intervento in progetto non è previsto l'insediamento di esercizi commerciali. La superficie complessiva dell'impianto è di 47.407 metri quadri. L'intervento riguarda la superficie coperta, che attualmente è di metri quadri 2.381. La nuova quantità del progetto è di metri quadri 4.615, che porterà al totale di superficie coperta di 6.996 metri quadri. La commissione territorio, nell'esaminare la documentazione, non ha rilevato criticità. Voglio pertanto codesto onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla commissione. Presidente Tucci. Sì, grazie. No, intervengo su questa delibera non per altro, perché la condivido e poi ma per un semplice motivo. Noi abbiamo avviato il lavoro di valutazione del nuovo progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo della Propatria di Viale Sacra. Questa delibera è necessaria per poi poter procedere al resto del lavoro, per arrivare a esprimere poi noi un parere come Commissione Sport per quanto riguarda tutto l'impianto sportivo e la cessione della Propatria impianto sportivo all'Università Bicocca. Proprio perché ci sono alcune strutture abusive, alcune strutture che non sono state mai sanate, l'amministrazione comunale ha chiesto che prima di poter procedere come Commissione Sport all'espressione di parere, quindi alla valutazione in generale, doveva esserci questa delibera. Quindi è importante che questa delibera questa sera passi, in modo tale che poi noi potremo prendere l'iter che è necessario. Grazie, e grazie anche al vicepresidente della commissione che ha condotto il lavoro. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiediamo la votazione. Non si era capito. Però c'è una roba che non può essere. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo alla mozione che è stata presentata all'inizio serata. La parola, consigliere Ferrario. Grazie Presidente. Dato che io non ho ricevuto copia della mozione, penso nessun consigliere, ritengo che il diritto di agire informati di questo consiglio non è evidente. Di conseguenza ritengo che la discussione della mozione non possa essere fatta, chiedo spiegazione a lei e mi rimetto a quella che sarà la sua decisione. Grazie. Come spesso capita, purtroppo non siamo in sintonia, non ravvedo nessun tipo di impossibilità a discutere la mozione, certamente la sua sollecitazione va presa in considerazione, quindi provvediamo a fornirle copia cartacea della documentazione e continueremo come è sempre accaduto nella discussione. Quindi do la parola al Presidente Lo Consolo che spiegherà quello che riterrà utile spiegare, nel frattempo facciamo una fotocopia per il consigliere Ferrario. Qualcun altro dovesse avere questa esigenza, quindi 3 fotocopie, grazie. Se vuole leggerlo. Grazie. Visto che non avete ancora la documentazione, visto che è breve, la rileggo. Il Consiglio di Zona 9 si unisce a quanto espresso all'unanimità dal Consiglio di Zona 2 in merito all'episodio di violenza e intolleranza accaduto il 19 giugno in via Benini, angolo via Popoli Uniti, intorno alle 19, ai danni del cittadino Caldo Santos,
musicista, attore, compositore e fondatore dell'associazione culturale Mi Tocca Samba. Egli infatti, dopo aver consegnato l'auto al meccanico, si era incamminato verso la metropolitana. Indicato da un bimbo come colui che il giorno prima l'avrebbe picchiato, è stato immediatamente aggredito brutalmente da alcuni soggetti. Solo un cittadino ha cercato di difenderlo. All'arrivo di una pattuglia di polizia, gli aggressori sono però fuggiti. Non gli è stato neppure lasciato il tempo di dire che non era della zona, non conosceva i fatti, neppure il bimbo, ed era del tutto estraneo a ciò di cui era accusato. In conseguenza della brutale aggressione, il cittadino Carlos Santos è stato ricoverato in ospedale fino al successivo giovedì 20 giugno ed è dovuto poi tornarci per altre medicazioni. Un simile episodio si inquadra in un clima che potrebbe surriscaldarsi, contribuendo così a generare altri fenomeni di intolleranza e violenza. Il Consiglio di Zona 9 esprime una ferma condanna per l'accaduto e tutta la solidarietà e vicinanza al cittadino Carlos Santos e aderisce al presidio che si terrà venerdì 28 giugno alle 18.30 in Largo Fratelli Cervi. La mozione ricalca pedissequamente la mozione che è stata approvata all'unanimità in zona 2. Premetto che l'avevo inviata, seppure con un certo ritardo, purtroppo, a tutti i capigruppo. Hanno aderito prima dell'inizio del Consiglio il capigruppo di SEL, del PD, dell'IDV, di Rifondazione Comunista, dei Verdi, del Movimento 5 Stelle, dell'UDC e credo, spero di non aver dimenticato nessuno. Non ho ricevuto risposta da parte invece del gruppo Lega Nord e del gruppo Popolo della Libertà. Di conseguenza l'ho presentata io, contrariamente se avessi ricevuto l'adesione anche dei restanti due gruppi l'avrei fatta presentare dalla Presidente come espressione diciamo, di tutto il Consiglio. L'ho invece presentata io per questo motivo, perché non so se appunto per questioni di mancata condivisione o se per mancanza di tempi tecnici per leggere e decidere, non ho ricevuto appunto l'adesione da questi due gruppi. Devo dire che è stato un episodio particolarmente odioso. Il personaggio che molti di voi conosceranno, almeno chi ha i bambini, perché tra l'altro ha interpretato molte puntate dell'Albero Azzurro, è una persona nero e ha le treccine in testa. Evidentemente quello che per un bambino è stata un'associazione facile da fare, perché probabilmente avrà ricevuto un insulto o qualcosa da parte di una persona che aveva queste caratteristiche, non rende sicuramente giustificabile il fatto che sette adulti si scatenino in un pestaggio selvaggio nei confronti di una persona solo perché ha queste caratteristiche fisiche. È indice di un clima sicuramente brutto, stile Far West, dove si pensa di doversi fare giustizia da soli, ed è un clima che non può che portare conseguenze gravi sulla nostra società. Io non ho altro da dire, le copie sono arrivate. Ora vengono distribuite, grazie. Grazie Vicepresidente Lo Consolo, diamo giusto qualche minuto in modo tale che vi sia la copia cartacea, ma mi sembra che la lettura e la spiegazione siano state molto chiare.
azione legalità. Consigliere Ferrari che sta valutando correttezza istituzionale, vuole che lasci del tempo per la lettura approfondita. Capogruppo Viganò. Come ha detto la vicepresidente Proconsolo, questa mozione è stata votata all'unanimità dal Consiglio di zona 2, da maggioranza e d'opposizione. Mi permetto di chiedere, il gruppo della Lega non è più presente in Consiglio, mi permetto di chiedere al capogruppo Fede Pellone se ritiene di poter dare l'adesione, così come è avvenuto in Consiglio di zona 2, anche per zona 9 da parte del gruppo del Popolo della Libertà. Grazie. Capogruppo Fede Pellone. Capogruppo Fede Pellone, penso che in autonomia, a prescindere dal consigliere Ferrario, sia stato penato. È stato un'esigenza. È dura la vita. Sicuramente daremo l'adesione a questa mozione per un semplice motivo, perché qui è un problema di sicurezza, non solo di rispetto di una persona o di solidarietà di una persona perché era di colore, ma perché poteva capitare anche una persona non di colore. Qui si tratta di un problema di opportunità di dare la solidarietà ad una persona che è oggetto di violenza e soprattutto è oggetto di una situazione tale per cui il cittadino si sente totalmente insicuro e gli altri sono indifferenti a tutelarlo, perché non era notte fonda, c'era tanta gente intorno ma nessuno si è premurato di difendere o di allontanare queste persone. E quindi se ci fosse stata una pattuglia di vigili o una videosorveglianza o anche l'esercito, forse sarebbe potuto intervenire. Però non è ancora finito, aspettate, perché volete continuare ancora un po', perché stiamo approfondendo un attimo la lettura e ritengo che sia effettivamente importante. Segnali questo momento. Va bene, votiamo. Comunque Presidente, vicepresidente Roposolo, In questo caso invito, se lo desiderate, ad avvicinarvi al banco e firmarla assieme anche al Presidente Tucci, che per la mia fretta ho impedito colpevolmente di firmarla. Adesso vado lì a firmare, ma in consiglio. Bene, iniziamo a riaccomodarci per mettere in votazione. Siamo in fase di votazione dell'ultimo punto. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Chiedo un attimo ai presidenti di rimanere, di venire al tavolo della presidenza, così come i capigruppo. Ma non dice che è la seduta.